Allora, opportunità. Perché il dottore commercialista dovrebbe approcciarsi all'attività di controllo di gestione? Perché la stragrande maggioranza dei colleghi nella nostra zona, io parlo di zona, ma sono sicuro di parlare a nome di tutto il sud Italia, intendono l'attività di dottore commercialista come quell'attività di base, ossia contabilità, bilanci, anche infrannuali, modelli unici. Abbiamo visto, e tutte le nostre indagini ce lo confermano, che questo tipo di attività è un'attività in declino. Purtroppo lo dice l'indagine anche del nostro Consiglio nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, il reddito reale, cioè la marginalità, il guadagno che noi abbiamo da questo tipo di attività è in costante declino dal 2007 in avanti. Quindi, come tutti, dobbiamo trovare una fonte alternativa di reddito. Il concetto è che l'attività di controllo di gestione che noi stiamo tentando di far entrare nella cultura del dottore commercialista del sud Italia è un qualcosa che già esiste nel territorio italiano e che è molto, molto, molto in stato avanzato. E questa è un'opportunità per noi. È una nuova fonte di reddito perché spesso sono le aziende che ci chiedono questo tipo di attività, chiedono di avere un consulente che abbia delle competenze tali a gestire le informazioni che loro hanno già in maniera ottimale o a fornire nuove informazioni. Perché? Perché l'azienda ha bisogno di una ottimizzazione interna, quindi la risoluzione di rischi, la risoluzione di problemi che spesso l'imprenditore pone a vuoto ai nostri colleghi, ai fini di renderla competitiva nel suo mercato di riferimento. Infatti, un buon progetto di controllo di gestione è un progetto che inizia dalla condivisione delle problematiche con l'imprenditore e dalla ricerca degli obiettivi da raggiungere, obiettivi, cosa molto importante, che devono essere raggiungibili. È inutile prefissarsi di raggiungere la Luna. Gli obiettivi devono essere raggiungibili in relazione al tipo di azienda che andiamo ad intercettare e alla tipologia di attività che svolge e al mercato di riferimento in cui opera. Quindi, colleghi, inseritevi in questo mercato del controllo di gestione perché farete un qualcosa di buono per le aziende, quindi gli darete aiuto e sarete visti non più come gli esattori dell'amministrazione finanziaria, ma come una figura centrale di aiuto e di appoggio all'azienda. E darete nuova linfa all'attività del vostro studio. Quindi affiancate l'attività di base, contabilità e bilanci, consulenza fiscale, alla consulenza aziendale direzionale e nello specifico al controllo di gestione.